momento. Ecco in là. Non stiamo facendo lotte contro le forze dell'ordine. Anzi, alle forze dell'ordine! Dunque, siamo qua oggi, rappresentanti di Catena Umana, abbiamo indetto questa manifestazione del 29 settembre, siamo un gruppo nato su Facebook, siamo dei cittadini normalissimi, senza colori politici. La nostra squadra, ovviamente ognuno di noi aveva dei colori politici tempo fa, adesso siamo apolitici, siamo contro questa casta che siamo Sicitorio, vogliamo mandare via, compreso il Presidente della Repubblica e tutta la casta di Montecitorio. Ne volevo approfittare per fare un saluto carissimo al fondatore di Catena Umana, UPF, un piccolo fiore, che ha fondato la pagina Catena Umana, è stato allontanato da Roma foglio di via solamente perché voleva mettere una tenda quando c'era qua già la tenda di Gaetano Ferrieri da 7 mesi, è stato allontanato immediatamente, buttato in questura con altri ragazzi anche minorenni, e quindi noi vogliamo salutarlo, fargli un caro saluto, un abbraccio a un grande fratello, e lo ringraziamo per aver dato questo spunto per tutti questi fiori che stanno nascendo. Saremo pochi ma saremo sempre di più. Anche l'Italia sta seguendo la Spagna, il Portogallo, la Grecia. Non ringraziamo sicuramente le televisioni perché ci stanno snobbando, negano l'evidenza ai cittadini, dicono bugie e assolutamente non informano il cittadino, cosa che dovrebbe fare un giornalista onesto. Noi siamo qua a oltranza per cacciare via questa casta a Montecitorio, non li vogliamo più, e arrestarli, giudicarli per alto tradimento e rinchiuderli nelle prigioni. Questo è il nostro obiettivo, saremo qua a oltranza, ci abbiamo messo la nostra faccia, adesso ci mettiamo anche la nostra vita. Alcuni di noi sono stati minacciati, anche a tante altre persone, i nostri fans sono stati minacciati con email di non venire alla manifestazione a Roma, che era pericolosa. Ci stanno mettendo i bastoni tra le ruote in tutti i modi, ma il popolo italiano si sta svegliando, si sveglierà sempre di più, stiamo arrivando, siamo qua, saremo sempre di più e vi verremo a prendere. Vi conviene andarvene prima voi, perché verremo a prendervi, perché non ne possiamo più di vedere i nostri vecchi anziani andare nella spazzatura dei supermercati per mangiare, rubare nei supermercati, i nostri figli che devono andare all'estero perché non hanno lavoro, e noi stessi genitori che facciamo fatica a tirare a fine mese e ci portano via anche le case perché non riusciamo a pagare in più. È una vita che non si può più, l'italiano è stufo, noi seguiamo i nostri fratelli europei. Via la casa da Montecitorio! Via la casa!